buonasera dai microfoni di RDA Radio 1, circuito Spreaker Podcast Player, che include Antenna Roman 1 by onlinebox.com, Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, e poi contemplati ci stanno anche gli altri circuiti di supervisione dove ci potete seguire. La voce è quella di Antonio Milano, M91 Serie B, Pianeta Serie B, sedicesimo turno, Il Punto. La puntata che doveva andare in onda ieri sera intorno alla stessa ora e poi per motivi personali non è potuta andare in onda. Recuperiamo questa puntata di M91 Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, sedicesimo turno, Il Punto. Ma come dicevo, praticamente ci stanno gli altri circuiti su cui ci potete seguire. Il circuito con l'acronimo di W, tanto per intenderci, RA, che sta per Web Radio Associate e che contempla l'inclusione di Spotify Free, iHeartRadio, Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Joe Savan, e ancora la pagina Facebook di Fracalcio in Realtà di Origine, il gruppo adesso collegato, amici cui piace Fracalcio in Realtà, Twitter e i due canali di YouTube di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23. Queste le alternative per seguirci per questa edizione degli appuntamenti della Serie B, campionato nazionale di cadetteria di calcio 2022-2023, che si aggiunge poi agli appuntamenti di M91 Crotone per quanto concerne la Serie C Girone C. A proposito di Serie C Girone C, ieri si è giocato l'ultimo match, vi diamo l'aggiornamento. All'Adriatico di Pescara, prima di parlare di Serie B, all'Adriatico di Pescara il Taranto espugna il campo di Pescara battendo lo stesso Pescara per 2-0. Per cui questo il quadro complessivo: ACR Messina 0, Picerno 1, Catanzaro 4, Virtus Francavilla 1, Gelbison Latina 0-0, Monterosi Tuscia Viterbese 2-1, Audace Cerignola 0, Crotone 1, Fidelis Andria Juve Stabia 0-1, Giuliano 3, Foggia 2, Monopoli 1, Potenza 2, Turris 1, Avellino 3, Pescara 0, Taranto 2. Riepiloghiamo la classifica. Grazie alla sconfitta interna che frena la corsa del Pescara, le distanze tra la prima e la seconda in classifica tra Catanzaro e Crotone sono di 6 punti, Catanzaro ce n'ha 47 e il Crotone 41, e la stessa distanza è quella tra la seconda e la terza in classifica, tra il Crotone 41 punti e il Pescara quota 35. Poi Juve Stabia Giuliano 26, Audace Cerignola 24, Gelbison Monopoli e Foggia quota 22, e poi Latina, a questi si aggiunge il gruppo di Latina e Picerno a quota 21, il gruppo di Avellino, Monterosi Tuscia, Potenza e Taranto a quota 20, Taranto che aggancia Monterosi Tuscia ed Avellino dopo aver battuto, e anche il Potenza dopo aver battuto per 2-0 in modo clamoroso all'Adriatico di Pescara, proprio il Pescara.
E poi seguono ancora Virtus Francavilla e Turis a quota 19, poi chiudono Fidelis Andria a quota 15, Viterbese 12 e ACR Messina 11. Ha fatto bene la sconfitta del Pescara al Crotone, che allunga sul Pescara a quota 6 punti sopra appunto la terza in classifica, che è il Pescara. E detto questo, passiamo all'analisi della Serie B. Sedicesimo turno, Ternana 0, Cagliari 0 allo stadio Libero Liberati di Terni, dove presiedeva l'arbitraggio Davide Massa, coadiuvato da i suoi assistenti guardalini e dal quarto uomo, e il risultato è terminato a reti inviolate per 0-0. Allo stadio Ennio Tardini di Parma il fischietto era quello di Matteo Gariglio e il risultato è stato anche per questa partita di 0-0 a reti inviolate. Poi un altro 0-0. Abbiamo un errore praticamente, il tabellone che c'è stato nella programmazione fornito certamente non è quello dei risultati che vi stavo dando. La giornata era la 15ª giornata, le partite giocate il 3 dicembre, e questo era il programma. Venezia 2 Ternana 1 allo stadio Pierluigi Penso, con l'arbitraggio di Giacomo Camplone, coadiuvato da assistenti e quarto arbitro, e il risultato è di 2-1. Poi Cagliari 1 Parma 1 alla Sardegna Arena, l'arbitro era per un'altra volta l'arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi, e il risultato è di 1-1. Le reti Pavoletti per il Cagliari per la rete al 54esimo, il vantaggio era al 44esimo, 10 minuti prima, di Camara su assist di Vasquez. Mentre per quanto concerne Venezia Ternana, le reti sono state segnate al 9° da Poggiampalo, al 37esimo pareggia con un calcio di rigore Falletti, per poi tornare in vantaggio il Venezia al 47esimo con Poggiampalo su assist di Jonsen. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, arbitro Giampiero Mele, il risultato tra Spalla e Modena vede il derby emiliano romagnolo vinto dal Modena per 3-2 in trasferta. Le reti al 46esimo, vantaggio del Modena con Lamantia, poi al 58esimo pareggio momentaneo di Moncini su assist di Tunjov. Al 72esimo torna in vantaggio il Modena con Diego Falcinelli, ex del Crotone, su assist di Armellino. E poi lo stesso Moncini su assist di Rauti al 97esimo, considerato che c'è un'abitudine a seguire troppo i mondiali di calcio, che stanno concedendo recuperi da tempi supplementari. E infatti al 97esimo e Moncini che segna praticamente per la Spalla il gol della bandiera su assist di Rauti, mentre un minuto prima era Marsura su altro calcio di rigore
a portare a quota 3 le reti del Modena. Allo stadio di Ascoli, Cino e Lillo del Duca con Daniele Chiffi al fischietto, il risultato tra Ascoli e Como è stato di 3-3. Vantaggio per l'Ascoli di Alberto Cerri, autorete poi al 17esimo Mancuso, pareggio momentaneo al 73esimo e Ciciretti che porta in vantaggio l'Ascoli, poi al 29esimo le scritte ci portano a un po' di confusione, al 29esimo Mancuso aveva raddoppiato per il Como su assist di Patrick Cutrone, al 73esimo Ciciretti porta in momentanea parità le sorti per quanto concerne l'Ascoli su assist di Lungogi. Poi al 79esimo è Blanco su assist di Bellemo e all'83esimo Simic su assist di Ciciretti, raddrizza le sorti. Allo stadio San Nicola di Bari, risultato a reti inviolate tra Bari e Pisa, l'arbitro Francesco Cosso. Mario Rigamonti di Brescia con Davide Gersini al fischietto, il risultato tra Brescia e Regina vede la Regina vincere per 2-0, le reti di Fabian su assist di Hernani, al terzo minuto raddoppio all'11esimo di Menez su assist di Fabian. Allo stadio San Vito Marulla di Cosenza, altre reti inviolate tra Cosenza e Perugia, risultato 0-0 al comando del fischietto di Ermanno Feliciani. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova Marassi, tra Genoa e Cittadella vince il Cittadella per 1-0, l'arbitro era Luca Pairetto. Allo stadio di Bolzano, lo stadio Druso, al comando di Francesco Furnò come direttore di gara, il risultato tra Suttirol e Frosinone è di 1-1, le reti al 24esimo Filippo De Col su assist di Rover, pareggia le sorti al 95esimo Monterisi per il Frosinone. E infine allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, Niccolò Baroni al comando di gara come direttore e arbitro, il suo fischietto conferma la rete del Palermo per 1-0 con cui il Palermo espugna lo stadio Ciro Vigorito. Alla luce di questi risultati, classifica finale: Frosinone 32 punti, Regina segue a 3 punti a quota 29, poi Bari e Parma e Genoa e Brescia a quota 23, poi Ternana e Suttirol a quota 22, Ascoli 21, Modena 20, Pisa, Cagliari e Cittadella a quota 19, Palermo sale a quota 18. Grazie alla vittoria contro il Benevento, e poi Cosenza 16, Spalla, Benevento e Venezia e Como a quota 15, chiude il Perugia a 12 punti. È tutto per questa edizione di M91
Serie B con Antonio Milano, Pianeta Serie B, quindicesimo turno, il punto, dovete scusarci perché il tabellone ci mostrava il sedicesimo turno e quindi c'è stato anche un errore nella pubblicazione su Facebook che annunciava praticamente l'imminente inizio di questa edizione IM91 Serie B. Abbiamo parlato anche dell'aggiornamento dell'ultimo match del diciassettesimo turno di Serie C, Girone C, e quindi la classifica di entrambi i campionati. E tutto per questa sera, l'appuntamento dunque per questa domenica a seguire il diciottesimo turno di Serie C, Girone C con le edizioni di M91 Crotone, il Taccuino anteprima e post in edizione integrale, poi i flash dallo stadio Ezio Scira di Crotone per l'appuntamento contro il Gelbison che arriva allo stadio appunto Ezio Scira. Buonanotte a tutti, buon proseguimento dei programmi da parte di Antonio Milano. Pirlo, afinando.